Ciao ragazzi e benvenuti su Cinema Graffiti, video unboxing dedicato a questa bellissima edizione UCIE dedicata al film American Sniper, film che ho appena ritirato e ho pensato di farci appunto questo video unboxing proprio per valorizzare appunto questa bella edizione, questa bella uscita. Film che non necessita di grosse presentazioni, film che avevo visto al cinema, un film che ho sicuramente apprezzato, un grandissimo lavoro da parte di Clint Eastwood con un bravissimo Bradley Cooper. Film che in collezione avevo già, ecco, in altre edizioni, però appunto quando ho saputo dell'uscita di questa UCIE, che contiene poi il film in 4K Ultra HD, non ho esitato appunto a preordinarla. Quindi, detto questo, direi che tolgo il cellophane e ci spostiamo per analizzare insieme un po' tutto il contenuto di questa UCE dedicata al film American Sniper. Ecco dunque come si presenta il nostro bel cofanetto. Ho già provveduto alla rimozione del flyer che è attaccato poi al box con tre punti di colla, due nella parte superiore e uno, si può ancora vedere l'alone, nella parte inferiore. Colla che si rimuove abbastanza facilmente, ma preferirei, ecco, che non venisse utilizzata. Flyer che richiama tutte le caratteristiche di questa edizione. Qui vediamo appunto un po' tutto il contenuto che di fatto andremo a scoprire. Il dettaglio appunto delle tracce audio. E qui, come potete vedere, il film appunto è disponibile in formato 4K Ultra HD e Blu-ray. E l'italiano ha la traccia audio Dolby Digital 5.1. Stessa cosa appunto nel Blu-ray, sia per l'edizione Blu-ray che Ultra HD abbiamo l'audio 5.1. Sì, il Dolby Atmos True HD è solo in inglese e francese, anche tedesco, è proprio l'italiano in questo caso non c'è. Vediamo appunto il cofanetto che presenta questa bella slipcover trasparente, davvero una bella protezione con il titolo del film dietro. Questo tondo che si ricorda poi di fatto il mirino. E sì, è un oggetto, diciamo, in più che non sempre viene adottato appunto da queste edizioni UCE e comunque la slipcover si apprezza. Come potete vedere in alto abbiamo ancora, diciamo, un paio di punti di colla. Adesso cercherò poi di andarla a pulire prima di metterla in libreria, poi io comunque l'andrò a deporre con il suo flyer perché comunque li mantengo sempre, diciamo, insieme all'edizione e userò poi le mie buste protettive poi per proteggere il tutto. Qui vediamo appunto un bel cartoncino, una bella immagine, anche qui un artwork semplice, ma secondo me molto molto efficace. Appunto qui vediamo Bradley Cooper. Qui il titolo del film e qui poi sul retro l'immagine. Davvero si presenta molto molto bene, grafica molto minimal e davvero secondo me molto efficace. Qui con queste tinte neutre davvero si presenta molto molto bene. Adesso andiamo a togliere il contenuto e vediamo un po' cosa abbiamo. Allora, partiamo dalla steelbook che di fatto in foto avevo già visto, è davvero una bella immagine. Ovviamente un'immagine che richiama un po' poi il patriottismo americano e davvero comunque mi piace una bella cover. E al suo interno abbiamo appunto i due dischi che adesso cerco di rimuovere, così almeno vi mostro poi l'immagine al suo interno. Ecco qua, qui con una immagine di scena. E questa appunto una bella steelbook. Steelbook che poi di fatto è possibile acquistare anche singolarmente senza il box, quindi non in edizione UCE, ma appunto in singola steelbook. Questa appunto la steelbook.
la carpetta, carpetta qui che richiama di fatto la grafica che abbiamo visto prima. Anche in questo caso l'immagine rende, come dicevo, secondo me un'immagine diciamo efficace. E qui vado delicatamente ad aprire la carpetta e vediamo poi che cosa troviamo su interno. Allora, partiamo qui con il poster. Adesso lo vado delicatamente ad aprire. Poster e bifaccia. Allora, abbiamo questo lato e poi questo, con due immagini comunque interessanti. Sicuramente preferisco questa rispetto a quest'altra. Poi di fatto sono poster che io non vado ad appendere, a parte che questi comunque anche appesi presenterebbero sempre queste pieghe. E al di là di questo io appunto, e anche in questo caso mi ripeto, ogni volta mantengo sempre tutto il contenuto intonso perché mi piace avere tutto perfetto. E poi troviamo delle cartoline. Allora, questa. Ah, sono tutte effettivamente bifacce. Allora, qui abbiamo il lato con l'immagine lucida e qui un'immagine su base opaca. Ovvero sì, cartolina interessante. Altra immagine. Questa. Passiamo poi a questa terza cartolina. Qui vediamo appunto Bradley Cooper con il nostro intramontabile Clint Eastwood. E anche qui. Vabbè, oh, belle. Poi abbiamo la quarta cartolina, quindi sono 5 in tutto. Questa, quindi lato lucido e lato opaco. Ecco qui, e poi quest'ultima cartolina. Davvero, devo dire, belle stampe e cartoline assolutamente interessanti. E poi abbiamo un booklet. Ecco qui, adesso sfogliamo il nostro booklet. Qui un'iconica immagine. Booklet in lingua inglese, quindi hanno mantenuto, diciamo, la lingua internazionale. Booklet fotografico con curiosità varie, ecco, sul film. Booklet anche abbastanza corposo, direi che davvero non ci possiamo lamentare, assolutamente un bel contenuto cartaceo. Ecco qui. Sì, anche la stampa è sempre di buona qualità, le pagine non sono spesse, però insomma è comunque un booklet che sicuramente si apprezza. Io, come tanti altri collezionisti, ovviamente apprezzo sempre tantissimo i booklet in tutte queste edizioni. Abbiamo insomma varie immagini, un booklet sicuramente che si apprezza. E poi quest'ultima, abbiamo una bella fotografia. Quindi, detto questo, possiamo un po' analizzare il nostro consueto riepilogo. Abbiamo appunto la nostra carpetta che contiene un booklet, 5 cartoline e il poster. Poi abbiamo la nostra bella steelbook, il nostro cartoncino, appunto il nostro contenitore del cofanetto, con la nostra slip cover trasparente
e il nostro flyer. Direi un contenuto assolutamente ricco. Detto questo, direi che ci possiamo spostare per le mie considerazioni finali. Edizione sicuramente promossa. Io apprezzo tantissimo queste edizioni UCE, lo dico ogni volta, e diciamo che mediamente queste UCE costano veramente pochi euro in più rispetto alla singola Steelbook, ma abbiamo un box molto più esclusivo. Al di là del gadget, è un pezzo secondo me molto più bello da libreria rispetto alla singola Steelbook, proprio perché è un po' più, diciamo così, importante, ecco, come oggetto, e si presta secondo me sempre bene appunto come oggetto, ecco, da collezione, così come articolo, ecco, suggestivo da posizionare in libreria. E poi in questo specifico caso, con il pre-order, praticamente l'UCE l'ho pagata esattamente la stessa cifra della Steelbook singola, vale a dire 29,99. Non so se adesso che effettivamente l'oggetto è uscito si è alzato di fatto il prezzo di questa UCE, diversamente è un oggetto che vi consiglio appunto di recuperare, magari nelle info qui sotto del video vi metto il link. È davvero un'edizione che apprezzo tanto, e mi piace molto anche questa slipcover trasparente di protezione, e un'altra, diciamo, UCE che con grande, ecco, gioia andrò a posizionare nella mia libreria. E detto questo, per qualsiasi considerazione, magari scrivetemi qui sotto nei commenti anche se vi è piaciuta, ecco, questa edizione, e se magari anche avete apprezzato il film. E se il video ovviamente vi è piaciuto, mettete un like, e mi raccomando, se ancora non lo fate, seguite il mio canale, perché io sempre cercherò di portare contenuti interessanti. Con questo è tutto, un saluto e ci vediamo nel mio prossimo video.